Tante, ero pronta per fare il tapis roulant, infatti sono in tenuta sportiva con la mia super maglietta di Pucca, carinissima con Pucca anche qua. Vabbè, facciamo le persone serie, ok? Infatti mi sono sciolto i capelli perché ci stavo proprio per salire, stavo guardando l'ultimo video della Giulia. Gli ho lasciato due commentini, però poi mi ha suonato la posta e mi è arrivato questo pacchettino qua, così non si vede l'indirizzo. Praticamente... Cioè, se uno spende 12 euro i pacchi arrivano subito. Io odio le poste italiane. E questa ragazza me l'ha mandato con la spedizione velocissima perché io e lei facciamo uno scambio. Praticamente, quando finisco i prodotti, le mando i flaconcini vuoti, quelli che si possono riutilizzare, e anche le jar, quelle cose dei trucchi, perché lei è spignatta, spignatta, spignatta. E mi ha detto: guarda, facciamo così, io ti mando, cioè gliel'ho chiesto io, perché voleva mandarmi i soldi della spedizione, o comunque mandarmi dei soldi, ma non mi sembra il caso, per dei contenitori che, come mi ha detto anche lei, butterei via, comunque la maggior parte li butto via. Intanto apro perché è pieno di scotch, per farmi mandare dei soldi. Io ho detto: guarda, mi farebbe molto piacere ricevere qualcosa fatto da te, perché non, cioè, le cose naturali non si buttano mai, 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 mai via. Ci vado di scotch. E allora me l'ha fatto. Oh, che carino! C'è anche la della carta regalo dentro. No, spero di non averla strappata. Ah, no, è carta regalo a rovescio, ok. Fatta così almeno poi rimaneva seria. Oh! Qui c'è tipo My Melody, non so come si chiama, è l'amica di Kitty. No! Carini! E questo qui c'è? C'è questo pacchettino qua e la letterina, probabilmente ci saranno spiegate le cose. Qui dentro trovi la mia lettera e dei bigliettini con le descrizioni dei prodotti del pacchetto. Avevo preparato anche un bagnoschiuma scrub con la farina di cocco, ma è troppo fresco e va usato in giornata. Devo procurarmi un buon conservante. Baci, Anna Rita. Oh, bellissimo! La scatola è stupendissima. No, un pacchettino questo lo apriamo dopo. Questo qua è curioso. E allora infatti mi ha detto: guarda, avevo giusto 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 preparato delle cose, però sono cose fresche, quindi vanno usate in tempo breve. Allora praticamente mi ha spedito prima lei il pacchettino con i suoi prodottini che io i pacchetti vuoti, perché ho un leggero problema di soldi in questo periodo, perché la disoccupazione non c'è ancora arrivata e siamo vuoti 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 vuoti. Ah, questa scatola è carinissima, si può riutilizzare. Non so se leggere, io apro, vedo un po'. Infatti, oh, cioè, ci sono tutti i pacchettini col fiorellino. No, anche questo, bellissimo. Tutte queste cosine poi le riciclo. Ma quanta roba c'è? No, non dobbiamo aprirla assolutamente. Lo Scottex lo mettiamo qua dentro. Contentissima. Allora, vediamo. Mi ispirano questi due flaconcini che da fuori sembrano tipo le confezioni Tor. Scusate il casino, vi ho detto, stavo per fare il tapis roulant e tutto. Sono le 10 di mattina. E non ho ancora. Ho areggiato il letto, ma non l'ho ancora cambiato. Ci sarà. Oh, cocorino! Olietto per il corpo 10/4/2013. Oh, li ha fatti proprio ieri. Bella lì. Questo sembra un po' più pesantino, ma il flaconcino è simile. Devo cercare di non rompere i fiocchetti perché mi piacciono da morire. C'hanno tutte le etichettine dolci, bellissimo. Allora, questo lo mettiamo qua. Oggi, già che dopo il tapis roulant faccio la doccia, mi spalmo già qualcosina. Struccante occhi bifasico. Bello, bello, bello. Sono proprio etichettine, tipo bello, no? Sono scocciati. Sentirei già l'odore. Ah, sono in combo. Bellissimo, li mettiamo qua. E dove sono gli altri due? Questo qua?
Grazie, guardi, io pensavo che mi mandassi una cosina, che ne so, una piccola contenitore di crema V, non lo so. Poi io non sono buona a spignattare, quindi olio di cocco di Emonoi, di Tahiti. Bello. Olio di cocco. Cosa ci posso fare? Questo è bello pesantino, mi sa che è un contenitore tipo di vetro. Burro Labbra. Burro Labbra Scrub. Ovviamente si è diviso col freddo, infatti è ancora ghiacciato. Si è diviso il burro dagli scrabbini. No, voi non avete idea. È veramente freddo, 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 freddo. Non saprei dirvi neanche la profumazione che ha. Profumazione che ha. Vediamo dalla letterina cosa dice. Bello, che carina, gentilissimo. Hai tutto impacchettato. Cioè, no, bello, bello, bello. Carinissimissimissimissima. Poi a me queste cose fanno impazzire. Ho girato giusto ieri il video della routine dei capelli bio. Cioè, la routine. Un video di prodotti bio sulla routine dei capelli. Vediamo se riesco a non distruggere la letterina. Ma neanche alla CIA fasciano le cose così. Grandissima. Ok. Spero che questo sia tipo un foglio esterno. Che dentro ce ne sia un altro. Oh, vero. Ok, così almeno non strappo niente. Allora. No, ci sono le. Tipo le schede descrittive di ogni prodotto. Struccante occhi bifasico, quindi questo qua. Struccante occhi e viso, super delicato, va agitato bene prima dell'uso per creare un'unica fase. Inumidire un dischetto di cotone e tamponare piano le palpebre da struccare. Ah, c'è ancora dietro. Cosa lo compone? Infuso di camomilla, glicerina, olio di riso, detergente neutro, olio essenziale di arance dolci. No. Infatti, anche il fatto che non c'è poco prodotto, praticamente poi scuotendo con la schiuma e tutto, il contenitore enorme, cioè guardate un po' che massa che prende, che massa. Allora, bello. Olio per il corpo, l'altro questo mix super idratante e nutriente per il corpo, ma anche viso. C'è burro di karité, olio di girasole di jojoba. Olio di girasole, di jojoba, di mandorle ed olio essenziale di arance dolci. Anche questo disumano. Bella, bella, bella lì. Sto facendo la bancarella. Olio di cocco e monoi di Tahiti. Ecco, questo ero curiosa di sapere per cos'era. Questo olio a bassa temperatura può solidificare perché è allo stato naturale, tipo lo scrub. Può essere applicato sul corpo e sui capelli, su cui svolge un'azione ristrutturante e nutriente. Bella lì. È il mio nuovo Moroccan Oil. Può essere sciolto, ma non ce la faccio oggi. Sciolto in una soluzione acquosa, messo in uno spruzzino e vaporizzato sui capelli quando si fa il mare. Li protegge dal sole e dal sale. Bella questa cosa qua. Questo qua non ha la data in cui è stato fatto, quindi credo, cioè nel senso, penso che l'abbia fatto adesso. Vorrei, chissà se ci riesco a. Mi durerà fino a quest'estate. Curiosura. Qua c'è una letterina, però mi sa che è per me. Oh, vediamo un po'. No, io lo leggo perché se c'è qualcosa che non posso dirvi, faccio stop. Carissima Paola, che bello scriverti. Per prima cosa mi scuso dei contenitori dei prodottini che ti ho mandato. Ma davvero a casa non ho nulla di decente, non ti devi preoccupare, anzi, sono ve veramente, veramente carinissimi. Cioè, guardatevi un po' che dolcini che sono. Disumano, disumano. Volevo farti qualcosa con la cera d'api, ma il signore che fa il miele e mi rifornisce pare essersi dimenticato di portarmelo. No! Uffa. Sta bene con l'olio essenziale alla menta piperita. La cera d'api. Io sono un'appassionata di Lush, mi fa impazzire e cerco, come un alchimista, di copiarne i prodotti, ricercando sui vari ingredienti. Leggo il loro Lush Time appena mi è possibile. Ti ho messo piccole dosi perché la durata di questi prodotti è limitata. Tieniti in frigo
tienili in frigo e sfruttali appena puoi, soprattutto lo struccante, ok, perfetto. Gli altri hanno una parte di tocoferolo, vitamina E, che fa un po' da conservante. Ok, quindi li tengo tutti in frigo e lo struccante è quello che deve essere usato prima. Scusate, mi faccio riassunto già da sola. È tutta roba naturale, senza i soliti parabeni, paraffine e petrolati che infestano i nostri soliti cosmetici. Ti volevo ringraziare per la disponibilità che mi hai dato ad inviarmi le tue confezioni vuote, quasi. Per me vanno benissimo ai fini del mio lavoro, o come lo chiamo io, ricerca alchemica. È bello, ricerca alchemica. I prodotti, cioè i singoli ingredienti, hanno il loro costo e ce ne sono tanti che risparmiare su qualcosa va sempre bene. Poi se tu vorrai conservarmene ancora più in là e solo le cose piccole, io ne sarei più che felice. In questo periodo dovrò rallentare la ricerca perché a maggio nascerà il mio secondo bambino e poi sarò indaffarata col fare la mamma a tempo pieno. Che carino! Le cose sui bimbi mi emozionano sempre. Ma vorrò sempre ricambiare i tuoi inviti. Ripigliamoci. Mattina presto, sono emotiva al massimo. Comunque ti ringrazio ancora e spero di vederti ancora tanto nei tuoi magnifici video. Grazie. Spero che il pacchetto ti piaccia. Con tantissimo affetto, Anna Rita. Oh, e mi ha scritto il suo nick. Oh, grazie, 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 grazie. Io per queste cose impazzisco. Poi hai fatto, cioè... Ti sei sbattuta, veramente, oltre a fare i prodotti che non ci va un secondo, lo so. Hai messo tutti i fiocchettini, tutto quanto, le etichettine con... Non so se si chiama My Melody questa qua. Carinissimo, carinissimo, carinissim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 o. Fammi sapere, vai, ti scrivo comunque in privato. Se questo qua, secondo te ci arriva fino a quest'estate, se no lo inizio a usare sui capelli adesso. Però l'idea di metterlo nello spruzzino e spruzzarmelo al mare come protezione mi cola al naso. Mi piace tanto, 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 tanto. Sei stata veramente deliziosa. Te lo giuro, ti rimborso le spese di spedizione perché hai pagato 11,90 euro, cioè per farmela arrivare in un giorno. Infatti ieri mi ha scritto che me l'aveva spedito. E io e che domani ti sarebbe arrivato. Infatti ho detto, oh madosca, ma quanto ha pagato? E no, in qualche modo mi devo sdebitare assolutamente. Allora, grazie cara, grazie Anna Rita. No, mi viene Anna Rita. Io con i nomi veramente. È giusto. Ero convinta di essermi dimenticata il nome. Te lo giuro, vero? Con i nomi sono una cosa incredibile. Non mi ricordo manco come si chiama il nonno del mio papà. Comunque, mille baci, grazie, 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 mi ha fatto veramente piacere. Adesso sistemo tutto, me le metto in frigo, bello, bello, bello lì. Devo metterci un cartello così con scritto Lorenzo, non è maionese, perché se no se ne mangia, o non è Sprite in contenitori diversi. Così non c'è problema per nessuno. Ti mando un bacione grande, 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 uno dei miei soliti. E anche a voi per aver seguito, vi ringrazio. Ciao! Cioè, tate, ero talmente presa bene che non mi sono accorta di due cose. Allora, c'era anche la schedina del burro labbra che ci è scritto. Questo scrub è composto da burro di karité, olio di mandorle dolci, aroma alla vaniglia e zucchero grezzo di canna. Strofinare delicatamente sulle labbra e pulire con una velina asciutta. Ho un fazzolettino di carta, bellissimo, bello, 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 bello. Come vi ho detto, adesso sopra c'è il burro, ma come si dice, ci sono le letterine che c'erano del prodotto prima, bello, ci sta, come dicevo, si divide perché col freddo l'olio, il burro, tutto quanto fa così. E non è un prodottino, è quella confezioncina che c'era con regalino, cioè con regalino, è un regalino perché l'ho visto adesso, cioè, vi confesso che avevo già fatto un pezzo di video da aggiungere dopo con il regalino che ha questo braccialetto. E poi continuando poi a mettere a posto ho trovato il bigliettino dello scrub, quindi faccio una cosa unica. Questo qua è bellissimo, è subito mi sono sembrati tanti braccialetti, poi l'ho messo e sono tantissimi braccialetti messi insieme. Mi piace veramente tanto, anche perché questo colore così argentato lo posso mettere con tutto e il fatto di non perderli mi fa molto piacere. Grazie, grazie, non dovevi metterci anche questo, cioè, spero che tu non l'abbia acquistato, che fosse una cosa tua, nel senso, perché
Hai speso già tanto per la spedizione, ti sei preoccupata di mandarmi le creme prima che io ti mandassi le cose, i prodotti, i contenitori? No, c'è stato veramente, veramente gentile. Adesso ti scrivo su Facebook per dirti che mi è arrivato e ti chiedo anche il consenso a fare il video delle cose, poi magari non mi dici che non, cioè, che preferisci non farlo vedere, ovviamente non, ho registrato, ma come si dice, ho usato 10 minuti della mattinata, non è che c'è problema. Ciao, 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 ciao a voi e grazie di nuovo a te. Ciao.